Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso andiamo a vedere questo nuovo video. Se volete condividetelo, lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti al canale, potete farlo, se vi va naturalmente. Bene, seguitemi. Allora, qui ho preparato tutti gli ingredienti. Io sto usando questa farina del Molino Cipolla, una farina si chiama doppia M, eccola qua, con 13 proteine, una V di 2,90 e poi una farina speciale per pizza e dolci 00, sempre del Molino Cipolla. Quindi voglio provare queste due farine. Ho preparato l'acqua, trovate scritti gli ingredienti all'inizio. Ecco qua il sale, la pasta madre, in questo caso è Licoli. E vado a mettere, miscelo le farine e metto subito l'acqua, farò un autolisi, quindi bagno bene tutta la farina. Ne metto una buona parte, non è che sto lì a misurare l'acqua, una buona parte, in modo quando le farine sono tutte, quando la farina è bella bagnata, mi fermo. Ecco qua, semplicemente con un cucchiaio, o con le mani, se volete, ne metto ancora un pochino e poi la lascio in autolisi, la copro e la lascio 30 minuti all'incirca, e anche 40 adesso che fa freddo. Bene. Passato il tempo, vado a riprendere l'impasto, ci metto il Licoli, lo peso, metto sulla bilancia la ciotola. Ok. Questo è il mio Licoli che ne avevo rinfrescato un pochino ed eccolo qua dopo 4 ore all'incirca. Lo metto sull'impasto, dopodiché ci verso un pochino dell'acqua che è rimasta. Scusatemi un attimo. Bene. E con l'acqua naturalmente ci regoliamo, se serve anche altri 10 grammi in più, ce la mettiamo. Metto un pochino, adesso giro un po' con il cucchiaio, ma se vedo che non si gira bene, vado tranquillamente con le mani, così con il pugno, in questo modo. Impasto per benino e poi aggiungerò anche l'olio un po' per volta, metto l'olio, ne metto un pochino, poi l'altro lo metto dopo. Adesso qui naturalmente ho fatto dei tagli, voi impastate bene, continuate, metteteci tutto il tempo che ci vuole. Ecco qua. Ho lasciato un po' d'acqua per metterla poi con il sale. Allora, anche l'olio l'ho lasciato un pochino che poi lo userò per metterlo sul fondo della ciotola. Qui adesso ho finito di mettere l'acqua, io direi che basta quest'acqua che ho messo, però ecco, dipende dalle farine che mettete, perché non tutte le farine assorbono l'acqua che io ho messo negli ingredienti, quindi regolatevi. In questo modo, così penso che va bene. Continua ad impastare. Allora, intanto che impasto vi dico come procedere. Finisco di mettere l'altro olio sotto, pulisco un po' la ciotola, poi lo faccio riposare un'ora coperto a temperatura ambiente. Ecco qua. Finisco ancora, impasto ancora un pochino. E una volta che l'impasto ha
riposato. Quando andate a prenderlo, vedete che sarà più setoso e più elastico. E quindi andrò a farci una piega in ciotola che adesso vedremo in seguito. Eccola qua. Faccio due o tre pieghe in questo modo, poi lo copro, lo lascio a temperatura ambiente ancora un'oretta e lo infilo in frigo. Allora, in frigo c'è stato 2 giorni, quindi sono 24-48 ore, poi l'ho tirato fuori e l'ho lasciato altre 3-4 ore a temperatura ambiente e adesso vado a fare questa focaccia. Allora, senza toccarlo molto, lo giro sul piano di lavoro dove ho messo la semola. Ok, adesso è molto molto morbido, morbidissimo. Adesso lo giro un pochino. Vedete che non va lavorato, eh? Ho preparato un suolo e adesso vi metto anche le misure, la misura del suolo. Ok, ci metto un suolo un po' vecchio, però va benissimo perché stacca bene la pizza. Ci metto un po' di olio, abbastanza abbondante, sì, così. E ci appoggio l'impasto dentro in questo modo. Lo giro anche, lo allargo un pochino, poco poco, poi lo copro e lo lascio un'ora. Ci metto la velina sopra, la pellicola e lo lascio. E dopo un'ora lo vado a riprendere, do una pulitina e continuo ancora ad allargarlo con la punta delle dita, mettendo un po' di olio, quindi metto l'olio e lo allargo ancora. Quindi sono dei passaggi che servono a far rilassare la massa e nel frattempo l'impasto continua a lievitare, sempre coperto da pellicola, naturalmente, mettendo sempre un goccio di olio. Quindi faccio quest'altro passaggio. E copro e lo lascio ancora rilassare. Dopo all'incirca 30 minuti, eccolo qua, metto ancora olio, un po' d'olio sopra e massaggio, massaggio ancora così. Eh no, con questo guanto non si fa bene. Volevo evitarvi lo smalto, ma no. Anche perché non aderisce bene quel guanto. Ecco qua. Spingo, faccio i classici buchini e copro e lascio ancora lievitare. Diciamo pressappoco un'oretta, però ecco, lo vedete quando l'impasto è ben lievitato ed è pronto. Quindi diciamo che faccio 2 o 3 giri di questi passaggi. Ok, io direi che adesso è pronto, quindi metto ancora olio. Ecco qua, massaggio ancora un pochino. Bene. Poi mi sono preparata dei pomodorini, però se volete potete fare anche senza, eh. Se non volete metterli, questo dipende dai gusti. Io ho preparato pomodorini rossi e gialli. Ecco qua e ce li metto, non tantissimi, decidete voi poi. Se vi piacciono, ne potete mettere anche di più. Nel frattempo ho acceso il forno. Il forno lo metto a 230, ci metto un po' di sale marino
grosso che ho pestato un pochino con il mortaio. Metto ancora un altro pochino d'olio ed eccola pronta da infornare. Allora, il forno lo metto a 2,30, bello caldo. Metto un pochino, poi ci ho messo anche qualche pezzettino di rosmarino se vi piace. Metto all'inizio al piano sotto, ma la tengo giusto 10 minuti e poi la metto al secondo ripiano. Eccola qua, vedete come si è colorita bene. Se vedete che serve di abbassare il forno, abbassatelo anche a 200, una volta a 230 e poi a 200. Regolatevi, insomma, perché i forni non sono tutti uguali. Ed eccola qua. Io direi che è bellissima. Che ne dite? Bella, molto bella, invitante. Invitante. La sollevo per farvi vedere sotto con la cottura. È bella croccante anche sotto, eh? Sì, bella, si è cotta bene. Bene, e anche questo video è finito. Io vi invito, come al solito, a condividere, a lasciare un like, a commentare. E un ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!